Il progetto Portici è la quarta edizione di Tre istituzioni e un patrimonio, un programma operativo ideato dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, che si propone come un'attività concreta per creare collaborazioni istituzionali e per una condivisione del patrimonio culturale nel territorio di riferimento. Di certo, come struttura operativa, il progetto Portici è a livello più alto rispetto alle precedenti edizioni per quanto riguarda la costruzione di cantieri e tutte le sue articolazioni operative. Siamo stati coinvolti, io con gli studenti del quarto anno dell'anno scorso, di restauro degli arredi e delle strutture lignee, nell'elaborazione di un progetto esecutivo per il restauro del portico ligneo di Palazzo Grassi in via Marsala 12. Il palazzo si caratterizza proprio per il fatto di possedere ancora un rarissimo porticato in legno a pilastri, portici di cui a Bologna esistono ancora pochi esemplari e risalenti quasi tutti ai periodi compreso tra il XII e il XIII secolo. Tra giugno e settembre 23 sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi sul posto dedicati ad acquisire le misure necessarie per elaborare lo sviluppo delle superfici e il rilevamento architettonico dell'opera e un'accurata documentazione fotografica. È stata svolta l'analisi dello stato di degrado e sono stati raccolti piccoli campioni erratici dei vari pilastri da sottoporre a indagine per il riconoscimento delle specie legnose. Si è poi deciso di estendere lo studio anche al muretto di laterizi coperto da blocchi di selenite sui quali poggia il portico. Sono stati prodotti diversi documenti che sono finalizzati all'ottenimento delle dovute autorizzazioni da parte della soprintendenza che tutela il palazzo per l'autorizzazione a un eventuale intervento. Nell'ambito del progetto sicuramente le opere che afferiscono al profilo 5, quindi restauro di materiale cartaceo, librario e fotografico, sono piuttosto rilevanti. Il materiale trattato nel nostro laboratorio è piuttosto significativo. Innanzitutto perché ci sono una serie di opere inedite, molte delle quali si riferiscono, in particolare mi riferisco al materiale fotografico, a degli scorci di Bologna e a delle situazioni ora andate perdute, perché la più parte di queste immagini sono state raccolte all'interno di un album proprio a testimoniare la realtà di alcune parti di Bologna che poi sarebbero state modificate secondo il progetto urbanistico di allora. E le altre opere altrettanto interessanti sono delle raccolte di mappe e in particolare due disegni, uno dei quali molto molto particolare perché si tratta di un disegno piuttosto stretto, circa alto 30 cm ma lungo ben 3 metri. Questo foglio molto particolare, anche molto degradato, si presta perfettamente anche alla didattica che noi portiamo avanti in laboratorio. E difatti, e questo è valso anche per i precedenti progetti fatti sia con l'IBC che con la Regione, uno degli aspetti sostanziali è quello di individuare delle opere che possono essere condotte, affrontate in autonomia dagli studenti. È evidente che questa autonomia è relativa perché c'è la nostra supervisione di noi professori, però devono essere cose in grado di poter soddisfare le esigenze didattiche, diciamo così.
La Madonna col Bambino, sulla quale abbiamo lavorato, si trova in una zona della città di Bologna che spesso viene vandalizzata, e quindi anche sulla nostra, sul nostro dipinto abbiamo trovato molte scritte vandaliche e molte tag realizzate con tecniche differenti. E nell'ambito di questo progetto di intervento abbiamo avuto la possibilità di far accedere al nostro cantiere gli allievi di alcuni istituti di primo grado che hanno partecipato anche attivamente all'intervento facendo piccole prove di pulitura. L'obiettivo del nostro intervento non è stato tanto quello di recuperare l'integrità dell'immagine, che ormai è quasi completamente perduta, tanto quello di restituire dignità a quello che l'immagine simboleggia. Quest'anno abbiamo collaborato con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna per realizzare il logo del progetto Portici, di cui abbiamo predisposto naming e identità visiva. La qualità quest'anno è stata così alta delle proposte grafiche che abbiamo sentito la necessità di dover fare un contest online, perché effettivamente anche per noi commissione era molto difficile scegliere la proposta decisiva. E ci sentiamo di ringraziare la redazione a Babbo e la redazione dell'ufficio comunicativo della Regione Emilia-Romagna del Comune di Bologna, perché abbiamo collaborato tutti quanti per portare questo contest online, che è stata un'impresa, diciamo, abbastanza complessa dal punto di vista della comunicazione. Il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte si è occupato appunto del cantiere educazione e abbiamo previsto una serie di azioni. La mia collega Ilaria Delgaudio ha seguito più una parte con il nostro secondo anno legata alla costruzione di attività didattiche, di proposte di attività rivolte proprio alle scuole secondarie di primo grado. La mia parte, che ha coinvolto in realtà due corsi interi, un progetto un pochino più complesso, è stata principalmente dedicata proprio alla realizzazione di un ebook, quindi un supporto digitale con una forte propensione alle caratteristiche della didattica, pensato proprio per dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Nell'ambito del cantiere di educazione al patrimonio mi sono occupata di coordinare la classe del secondo anno del triennio, sempre del Dipartimento di Comunicazione Didattica, in un'attività durata un intero anno accademico di realizzazione e sperimentazione di percorsi educativi con una scuola pilota, una secondaria di primo grado, la scuola Fabrizio De André dell'Istituto Comprensivo 18 e ben 5 classi pilota. Ognuno dei 5 percorsi è stato strutturato in 3 incontri, uno in classe, uno sul territorio e uno finale nuovamente in classe. Le restituzioni, le rielaborazioni, il frutto di questi percorsi entreranno poi a far parte della proposta multimediale in forma di scheda didattica o in forma di immagini esemplificative per chi utilizzerà questo prodotto in futuro.